Terteleac, rappresentante della Camera di Commercio e di Industria della Romania. Cosa sta facendo qui oggi? Di cosa vi siete occupati in particolar modo oggi? Prima di tutto ho voluto visitare questa fiera, questo progetto, questa esperienza importante, dove ho trovato una buonissima organizzazione. Ho incontrato una rete di impresa molto, molto interessante dal mio punto di vista, in quanto oggi come oggi fare rete potrebbe essere una soluzione vincente per le aziende, in quanto la singola azienda, magari piccola media impresa, non riesce a far fronte alla crisi, non riesce a combattere alcuni fenomeni. Oggi come oggi l'unità fa la forza. Questa esperienza dalla rete impresa sicuramente potrebbe essere un modello anche per il mio paese, per la Romania. È un modello in quanto l'Europa sta finanziando questo tipo di rete di impresa. Le politiche dello Stato rumeno, adesso anche dello Stato italiano, è di sostenere la rete. Lei cosa farebbe per dare respiro all'Aquila? Sappiamo che qui comunque il commercio è in profonda difficoltà. Il suo punto di vista sulla situazione? Mi ricordo le parole di Giovanni Paolo II: non aver paura. Non aver paura in questo momento potrebbe essere valida l'idea di internazionalizzare, di andare a scoprire nuovi mercati in Europa. Aprire le porte alle aziende che desiderano investire. Non posso essere certo che l'Aquila è stata un po' chiusa nell'ultimo periodo. Di quello che abbiamo visto, abbiamo sentito nella mass media, sembrerebbe che è così. Perciò aprire le porte, contemporaneamente internazionalizzare, andare a trovare nuovi mercati potrebbe essere una soluzione, secondo me. Lei è ottimista nei confronti di questa situazione? Sì, assolutamente sì. Sono ottimista in quanto il popolo italiano è un popolo forte. Nella storia ha passato molte situazioni critiche e ne è uscito sempre fuori con brio. Grazie.